Terza sconfitta consecutiva per l'Arezzo Calcio Femminile. Le Amaranto nella 17esima giornata del campionato di Serie B sono cadute in casa contro il Brescia. Un match equilibrato, quello andato in scena al Città di Arezzo, ma le ospiti hanno avuto il merito di saper concretizzare le palle gol create. Le Lombarde sbloccano il punteggio poco dopo mezz'ora. Al 34esimo Braida raccoglie un cross al centro da parte di Frankeros e porta in vantaggio il Brescia 0-1. Al 77esimo raddoppio delle ospiti con Frankeros. Razzolini poi all'83esimo accorcia le distanze, si libera bene di un avversario al limite, con il destro piazzato batte Lugli 1-2. Nemmeno il tempo di un altro giro di lancette che il Brescia si rituffa in avanti con Jolman. Atterrata in area Amaranto conquista un calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Frankeros che colpisce però in pieno il palo. Le ragazze di Testini rientrano così in partita ma non riescono comunque a raggiungere il pari nei minuti restanti. Definiamolo un momento no e andiamo avanti. L'ho detto, noi, la nostra teoria è quella di lavorare sul campo durante la settimana, preparare al meglio le partite come facciamo e siamo sicuri che questo momento di poterlo superare, insomma, ecco. Ci vuole solo un po' di pazienza, un po' di tranquillità, perché giustamente la classifica non ci aiuta, però ripeto, le ragazze, come hanno anche secondo me dimostrato oggi, sono state in partita fino al 94esimo e cercheremo di migliorare anche su quei magari blackout che ci possono capitare durante il corso della gara. Questa volta ci sono stati due buoni tempi e a me sembra un miglioramento su cui focalizzarsi, non tanto sulle occasioni che purtroppo abbiamo concesso e che loro hanno realizzato. Ci sono momenti da cui ripartire, il fatto che abbiamo lottato tutta la partita nonostante comunque il risultato non fosse a nostro favore è una cosa positiva e noi guardiamo questo lato.